Buongiorno, signor Franco Bertolli, della capitolare qui adiacente alla chiesa di San Giovanni, un Sì. posto tra l'altro che non abitualmente aperto al pubblico, però in questo frangente, soprattutto in occasione dell'anniversario di Santa Maria, dei 500 anni, ovviamente è preso d'assalto, insomma c'è molta curiosità per queste ricchezze che sono contenute qua dentro. Allora, noi purtroppo abbiamo solo la webcam, quindi adesso io cerco di inquadrare innanzitutto, per esempio, ecco quello che stiamo vedendo adesso. Ci spiega un po', anche se è ripreso da lontano. Dunque, anzitutto la domanda che lei mi fa comporta da parte mia una risposta contraria, cioè questa biblioteca è aperta con un orario pubblicizzato regolarmente da almeno 30 anni. Ingresso gratuito. Purtroppo adesso che c'è una specie di disprezzo del libro a favore di internet e affini, la biblioteca passa in secondo ordine e noi vediamo che come utenza, anche perché è una biblioteca antica, con dei pezzi che hanno 1.000 anni o quasi, dove il latino è la lingua base, no? Questa biblioteca è meno frequentata di un po' di anni fa. Allora qui però abbiamo anche l'archivio, che è l'archivio più importante esistente a Busto per la parte antica e questa mostra noi l'abbiamo organizzata utilizzando soprattutto materiale d'archivio più integrazioni fotografiche necessarie per fare un percorso logico. Naturalmente, essendo la biblioteca e l'archivio in funzione anche nei giorni di apertura della mostra, noi abbiamo il computer in esposizione, abbiamo la gente che va e viene, Ecco. i registri che usiamo, quindi praticamente abbiamo sottratto una fascia del materiale, dello spazio espositivo per i libri o per le parti d'archivio, da sacrificare proprio alla mostra. Ma Ecco. non è la prima mostra che abbiamo fatto, una ventina di Ok. mostre, sì. Ok, no, no, ma io volevo mettere, cioè, quello che volevo dire è che sicuramente è sempre aperta, però diciamo l'apertura al pubblico adesso ovviamente ti coinvolge di più perché ci sono i 500 anni, magari uno ci passa, non ci fa attenzione, mentre adesso con la storia dei 500 anni uno gli viene in mente, no? È questo che Bravissimo, volevo bravissimo, dire. bravissimo, bravissimo. Allora, senta, io purtroppo non posso inquadrare tutto per problemi tecnici, però in linea di massimo, per esempio, adesso quello che stiamo guardando noi in questo momento, ce lo può descrivere, anche se siamo lontani? E purtroppo è la parte meno Sì. importante questa qua. Lì abbiamo dei libri, delle Sì. scatole d'archivio e dei libri sotto, poi abbiamo delle riproduzioni, sono fotocopie, come dire, ottenute nel migliore dei modi, ma sono sempre fotocopie, di una rivista importante del 1866, degli ingegneri e degli architetti. Attenzione che siamo prima del primo grande restauro fatto a Busto, che comincia nel 1873, quindi siamo in quel clima di attenzione alla cultura che si diffonde in Italia negli anni immediatamente precedenti rispetto all'unità nazionale. Quindi 1866, il restauro comincia nel 1973, cioè c'è un'attenzione, direi, più accesa fuori Busto che in Busto stesso rispetto alla necessità di intervenire con restauri in questo monumento di Santa Maria, che andava male, era proprio un degrado avanzato. Si aspettavano qualche anno, non c'era più tempo per intervenire. Ci sono stati anche dei ricchi che sono Sì, intervenuti dando il loro ma aiuto. certo, noi abbiamo su una parete, lì, questa lì in fondo, abbiamo degli elenchi di oblazioni dove compaiono i nomi dei grandi donatori industriali del tempo, fine 800, però non so, il clero, con tutti i nomi dei sacerdoti, cioè i loro elenchi, ogni prete ha dato doveva, insomma, dalla sua parte, poi c'è la popolazione, sicuramente sono intervenuti tutti, con una regia del prevosto, però c'è anche il comitato intorno al prevosto, sempre, che ha saputo, attraverso circolari, predicazioni, coinvolgere la popolazione. Cioè questa tecnica qui del coinvolgimento della popolazione a partire dai più danarosi, che non sempre sono quelli che risolvono i problemi, però è sempre stata effettuata nei numerosi restauri fatti su questa chiesa, che è costata moltissimo, continua a costare moltissimo, perché, non so, l'inquinamento, lo smog, eccetera, creano, essendo materiale, soprattutto quello della parte alta del monumento, piuttosto fragile, Poi ci sono le campane sì. anche E poi c'è la storia del che campanile, sì, quella è una storia a parte, se le interessa le racconto la storia. una volta, vi ricordo, quando facevo il Oh, chierichetto, si certo. erano ancora a corda. Accordi, accordi. Campanile, tra l'altro, era una
ci sono delle foto in altra parte di là della mostra, era molto più basso, era la Torre Civica, quella era la piazza importante, quella lì vicino a Santa Maria, la Torre Civica dove c'erano due campane, una era della chiesa di Santa Maria e di Sant'Antonio insieme, che era la chiesa lì vicino, e l'altra era quella del comune, e il comune la usava la campana per fare le adunanze per il consiglio comunale, perché cioè, arriva un decreto, un editto da Milano da pubblicare qua, perché c'è l'incendio, cioè, perché si smarriscono i bambini, quando si perdono i bambini suona la campana, quindi il comune utilizzava. Quando questa torre viene a cadere intorno al 500, è necessario ricostruirla per forza, per tutte queste ragioni, ma viene ricostruita piuttosto bassa, soltanto con il restauro del 1873 e seguenti si alza la torre e si raddoppia in altezza, ma non è finita così. Quando fanno i nuovi restauri nel 39-40 vogliono dire, ma ricordiamoci che la torre antica era di mattoni e non di marmo, di rivestimenti. Allora la parte bassa non rimettono ancora mattoni, la parte alta in pietre. Ecco, tutti questi libri che vediamo, da dove sono stati presi? Ma questi sono stati libri donati da qualcuno? Questi sono libri recentissimi che valgono abbastanza poco. Servono messi in questo locale, perché questo è il locale non di deposito dei libri, è quello sottostante. C'è molto più spazio sotto. Questo è il locale che funge per accogliere gli utenti, chi viene a consultare o documenti d'archivio o libri, non vanno in deposito, noi li riportiamo su. Tra l'altro mi ha colpito quel giornale lì, La Voce del Popolo, cos'era, un quotidiano di allora del 1920? Sì, è un settimanale di zona, a orientamento politico Partito Popolare, il Don Sturzo, che aveva una delegazione, una sede, uno sviluppo, qui, anche nella nostra zona, soprattutto attento alle vicende quotidiane, settimanali, di Busto, Legnano, Gallarate, quindi è di zona, un giornale di zona, che è uscito dal 1904 fino al 1926 o 27, quando il fascismo l'ha bloccato, perché erano delle voci di dissenso. Sì. Ecco, e dietro di lei vediamo delle immagini, delle lune, ecco, cosa sono? Sono lunette larghe, cioè sono due, larghe 2 metri circa cada una, sono del... Di marmo, No, sono di tela così come sono. Erano affreschi che stavano sui due portali della chiesa di Santa Maria. Uno, il portale antico più importante, era quello su via Montebello, perché la chiesa è orientata verso est, quindi l'ingresso contrapposto era da via Montebello. L'altro era sulla piazza attuale, che era la porta secondaria. Non c'erano altre porte. Poi non hanno aperto alcune, poi non hanno chiuso ancora, una storia complicata con quella delle porte. E rappresentano scene mariane. Abbiamo fatto lì la riproduzione, sono quelle due lì piccoline. Sono illeggibili a questo punto, perché a furia di prendere acqua, gelo, vento, specialmente quella collocata su via Montebello, è diventata illeggibile. Se venissero restaurate, a una spesa irrisoria, 4-5 mila euro, che se ne fa poi? Dove si mettono? Bisognerebbe inventare un museo di arte sacra, Busto. C'è materiale in giro, un po' di qua, un po' di là. Ci vuole un grande locale o più locali, di una villa abbandonata, di un palazzo disponibile. È un mecenate sempre, perché c'è della roba pregevole, bella da vedere. Si dice non c'è niente, non è vero. Il problema è che bisogna raccoglierle e studiarle e metterle lì in un bel modo che sia. E della chiesetta invece vicino alla piazza alla chiesa Santa Maria, quella adiacente, cosa mi dici? E Sant'Antonio, quella lì, ha una sua storia, apparentemente non è bella di fuori, ma di dentro ci sono delle cose interessanti. Anche lì. E la storia di un'altra confraternita. No, ma dico, ma c'era già i tempi, cioè adesso esiste, si fa l'inaugurazione dei 500 anni di Santa Maria, ma c'era anche quella... Quella lì preesiste a Santa Maria. Ah. Dunque, Santa Maria non sappiamo come era in partenza, perché Santa Maria attuale potrebbe essere la terza o la quarta chiesa che si chiama di Santa Maria a Busto in quella zona lì. In quella zona lì, però, pochi metri più a est, venne costruita nel 1350 circa, quindi in un ritardo notevole rispetto alla chiesa longobarda o presumibilmente iniziale di Santa Maria, una chiesa della confraternita del Santissimo Sacramento, che a poco diventa ricca, diventa una specie di banca. Pensi un po' che il comune di Busto nel 700 attinge i soldi da questa confraternita, che aveva un sacco di proprietà, tante offerte con lui, quindi
e quindi ha potuto a poco diventare più bella questa chiesa. Ecco, il fatto di architetti e scultori, Busto ha sempre avuto dei bei nomi, che hanno anche dato un aiuto a Santa Maria, ne hanno dato, come si può dire. Dunque, qui bisognerebbe distinguere. Il Busto certamente si è arricchita dal 300 in avanti, e quindi, essendosi arricchita, ha potuto acquistare dei buoni pittori, dei buoni architetti provenienti da altra sede. Però in campo della pittura va meglio rispetto all'architettura, perché ci sono certamente dei pittori notevoli a Busto. In questo caso di Busto noi valorizziamo Giovanni Crespi, i lacunari pieni di stelle dentro Santa Maria, molte figure di profeti, di sibille, eccetera. Però i grandi quadri, il politico del Novarese, Gaudenzio Ferrari, le statue sono del Fabrizio De Magistris che viene da Milano. Però i figli, i parenti del Giovanni Crespi diventano il grande pittore Cerano, diventano il Daniele Crespi, che sono pittori di ascendenza bustocca che lavorano a Novaro, a Milano. Ecco, com'è cambiata invece la piazza Santa Maria negli anni? Beh, per quello che so io non sono di Busto, però ci bazzico qui tutti i giorni da 50 anni, io la ricordo più o meno così come dimensioni, come area. Guardando però quello che sento dire, che vedo dalle carte, purtroppo non ci sono molti disegni, molti schizzi, sono registri fatti di parole, ci vuole sempre il disegno. C'è stato un ridimensionamento della piazza. La piazza ha una sua storia interessante, perché nessuno più dice, bisogna andare a leggere le cronache antiche, che lì c'era una grandissima piscina. Cioè questo dove davanti? Nella piazza, proprio la piazza. La parte centrale della piazza era occupata da questa piscina profonda 1,5 metri, lunga 40 metri, era quadrata e serviva perché in caso di incendio le case erano fatte in buona parte di legno, quindi andava bene. In tutti i paesi importanti era così. E poi diventava anche un abbeveratoio per le bestie che vivevano nei cortili insieme alle persone. Questa piscina è stata tamponata, riempita di terra nel 1632. C'era stata la peste l'anno prima, perché hanno detto una delle cause o con cause della peste potrebbe essere stata la scarsa igiene che poteva portare questa piscina. E penso un po' alla chiesa di Santa Maria, arrivava a 1,5 metri, 2 metri, pochissimi metri dalla piscina. E quindi c'era un passaggio addirittura tra la chiesa e la piscina. E peggio ancora, rimaniamo come dire sorpresi, perché addirittura riuscivano a fare il mercato in questa fetta di terra, una corona quadrata e non circolare, che stava intorno alla piscina, tra la chiesa di qua, la chiesa di Sant'Antonio di là e le chiese che stavano a sud, che in buona parte erano chiese del monastero di Santa Maria Maddalena, chiuso in epoca napoleonica. Bene. Quindi da lì in avanti sono stati costruiti un teatro prima pubblico, una macelleria, eccetera. C'era una chiesa col suo campaniletto lì. Bene, per concludere, visto che durante il mese ovviamente ci sarà maggiore attenzione a questo posto storico che conserva molte ricchezze, quando sarà aperto, quando potremo venirlo a vedere, quando la gente potrà passare, diciamolo per chi non lo sa, magari che non abita a Busto. Questo storico è la biblioteca? Sì, questo è aperta nei giorni in cui martedì, mercoledì e venerdì, il pomeriggio, dalle 15:00 noi siamo sempre qua e quindi se la gente viene può vedere qualche cosa. Però qui si può fare una distinzione. Se uno prenota una visita, cerchiamo dei pezzi belli, soprattutto se la visita è di gruppo, altrimenti si perde tempo per la singola persona. E noi abbiamo anche per questa mostra delle prenotazioni di gruppo già che vanno anche oltre il giorno 14, che è il giorno, come dire, di conclusione di tutti questi grandi festeggiamenti che si stanno facendo, perché questa mostra ci è costata fatica prepararla, non possiamo consumarla in 15 giorni, la faremo durare, non so se fino alla festa patronale di San Giovanni, se non ne inventiamo un'altra dopo di mostra, un altro argomento che ci potrebbe essere possibilità, oppure facciamo durare fino alla festa patronale. Va bene, allora io la ringrazio per questa prima, perché non sarà l'ultima apparizione, e le vorrei augurare di festeggiare il prossimo 500° anniversario, ma ho idea che né io né lei probabilmente ci saremo. Che dire, possiamo ritornare sull'argomento, magari. Cioè, tanto di spunti qua non mancano, ce ne sono tantissimi. Magari la prossima volta. Grazie. Va bene, grazie a lei, grazie a voi.